È valsa la pena aspettare fino in fondo per questa reazione del pubblico, è esploso il pubblico in sala. A quest'ora. Perché sei il primo che scende in pista. Giusto. Meritatissimo. Perché se è vero che il primo che scende in pista rompe il ghiaccio, l'ultimo ha dovuto aspettare tutta la sera e quindi ha la stessa forza che dobbiamo dare al primo. Devo dire, la cosa bella era Giovanni che sorrideva durante l'esibizione, come dire: brava, stai facendo tutto quello che ti ho detto di fare, brava, preso tutti gli accenti, tutto, grande forza, brava. Credo che questa sarà un'edizione innanzitutto al femminile, ma poi con delle grandissime donne. Andiamo dal nostro grande esperto, perché lui è un vero cultore del samba. Velocità pazzesca, hai fatto una coreografia incredibile come velocità proprio, poi lei ha tenuto il ritmo sempre. Devo dirti, Bianca, complimenti, sei fatta fantastica. Caroline. Allora, veramente molto molto bella. Diciamo che devo dire qualcosa a Giovanni. L'Italian Stallion è tornata in Italia. Perché a Strictly è l'Italian Stallion. Allora, veramente bella come coreografia. Italian Stallion. Ho capito bene allora. Perché era lo stallone italiano, il nome che gli avevano dato come Rambo, così in Inghilterra. Allora, era il suo la coreografia è molto molto bello, perché è sempre basilare, ma sappiamo che è una cosa che è molto difficile da fare. C'è ancora da lavorare tanto, e la postura buona, essere leggermente più morbida sul tuo movimento, chiudo le gambe, le cosce, le ginocchia, le caviglie, lui lo sa che ti ha detto mille volte. E ha perso soltanto un attimino di tempo. ma una frazione di un momento, però complimenti. Selvaggia. Allora, voglio provare a fare un paragone tra questa esibizione e quella di La Rocca e Nina Zilli, perché forse sono state le più spettacolari della serata, la vostra e quella di La Rocca e Nina. Ti approvano, però ti hanno detto le più spettacolari e ti hanno detto di sì. Trovo che ci sia una differenza che è interessante e che potrebbe essere un po' scivolosa per voi. Questa era una bellissima performance in una gara di danza, cioè di ballo, sembrava di vedere e di assistere a una gara di ballo ad altissimi livelli, mentre la performance di Zilli e La Rocca era era cinema, era quasi un musical, ok? Cioè, c'era la tecnica, ma c'era anche l'anima, l'interpretazione. Sembrava di vedere una pellicola in bianco e nero. Io, vedendo voi, vedevo una gara meravigliosa. Sì. Attenzione, perché c'è tanta tecnica, tantissima, serve anche un po' di cuore, ok? No, posso dire una cosa su questo? Hai ragione. Pazzesco! No, aspetta, è la prima puntata. Aspetta. Il discorso è che l'approccio del samba che hanno fatto adesso è competitivo. Quello che ha fatto Nina è proprio show dance. Esatto. È un altro approccio. Tutti e due entrambi. Mi sembra che Bianca abbia quella un po' di durezza che probabilmente era perfetta per questo ballo, e che spero diventi anche altro. È presto per, voglio dire, mettere un giudizio definitivo. Vai, Guillermo. Sono, ahimè, pienamente d'accordo con la Luccarelli. E quella durezza effettivamente che c'era. Magari se può diventare gioia, un po' meno obbligata a farlo bene, piuttosto che gioire del fatto che lo stai facendo divinamente bene. Questo è mancato. Allora, tesoro mio, no, è che adesso noi, prima di dare la votazione, dobbiamo staccarci per qualche secondo. Quindi ci lasciamo davvero per un minimo, ma torniamo con i voti per Bianca. Come si comporterà la giuria? Lo sapremo tra poco. È finita quasi la gara, ma non è finita, perché con Bianca e con Giovanni
stavamo ancora parlando con la giuria e abbiamo praticamente tagliato il commento di Guillermo. Dunque, per spiegare quello che ho sentito, e purtroppo si è creata il paragone fra quello che la Zilli sembrava una santa cristiana che andava al patibolo felice e la Quaccero sembrava che ballava una zamba dandosi il silicio sulle spalle, capito? Ed era perfetto il passo, tutto, sì, c'è stato lo sbaglietto, però mi ha lasciato così, e di solito io non rimango così. Io mi domando da dove gli vengono queste immagini, perché veramente è una cosa incredibile. Ma dopo te lo dico, se vuoi dopo te lo dico. Dopo me lo dici, va bene. Simone. Indubbiamente sì, abbiamo trovato due coppie che possono essere appunto le antagoniste. Io però non mi dimenticherei di Federica e Luca, perché hanno fatto una meravigliosa performance. E poi qui abbiamo, comunque sia, una donna meravigliosa con un grande carisma e Vincenzo che ha ormai Giovanni Vincenzo va pure bene, campione, pluricampione delle edizioni inglesi, e poi soprattutto porti in teatro uno spettacolo da molti anni, quindi sei un performer completo e anche tu ci darete uno spettacolo nello spettacolo. Sara? Intanto bentornato in Italia, perché l'Italia è giusto che conosca i campioni che sono andati via da quando erano piccolini e hanno fatto tanto fuori, quindi bentornato e benvenuto nella famiglia di Ballando con le Stelle. Grazie. Bianca è stata bravissima e a differenza di quanto è stato detto dalla giuria, sicuramente c'è competizione tra di voi e è giusto che sia così, ma il fatto che tu abbia fatto ballare Bianca da sola per quasi il 50% della coreografia ha fatto in modo che lei giustamente sia stata concentrata, quindi bravo te e brava Bianca. Bravo. Rossella. Brafen. Bianca, non ti preoccupare, questo è il posto dove devi stare, sei molto brava e tra poco tu già ce l'hai l'anima, adesso farai conoscere anche il cuore, passione mediterranea ce l'avete tutte e due. Grazie. E allora andiamo con le palette, vai giuria! Ivan Zanzaroni, 9, Fabio Canino, 8, Carolyn Smith, 6, Silva Dulucarelli, 7, Guillermo Di Mariotto, 7, Perun Totality, 37 punti!